A Partinico, in provincia di Palermo, dove un medico in pensione torna in prima linea a combattere il Covid-19 per spirito di gratuità, rinunciando al compenso. Dalla pensione è stato richiamato in corsia e lui immediatamente ha risposto all'appello. Salvatore Di Rosa, 69 anni, ex direttore generale dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, è stato scelto come direttore scientifico del primo ospedale in Sicilia dedicato al coronavirus, quello di Partinico, nel Palermitano. Era previsto un compenso di 25.000 euro per 3 mesi, ma lui ha rifiutato. Sono un soldato, ha detto, non intendo ricevere nulla. Una scelta etica, deontologica. E poi una scelta personale che mi riguarda, essendo stato chiamato, ho rinunziato anche alla parte economica. L'esempio di Salvatore Rosa non è passato inosservato e molti si sono affrettati a fare donazioni o a offrire la propria collaborazione. Ho ricevuto tantissime telefonate da colleghi, mi hanno detto: se hai di bisogno anch'io sono pronto a rientrare in campo. Questa è una grande soddisfazione per la classe medica. Da oltre un mese Di Rosa è impegnato assieme ai primari e al direttore sanitario per creare le migliori condizioni per l'assistenza ai malati. In questo albergo di Palermo ha deciso di creare un centro per i malati Covid-19 che non hanno bisogno della terapia intensiva e qui si alternano medici e infermieri dell'ospedale che senza sosta cercano di portare avanti la battaglia al virus. Abbiamo già ricoverato i primi 12 positivi. L'iniziativa è indirizzata a pazienti positivi che non hanno la possibilità nei propri domicili di compiere un adeguato isolamento, questo proprio per generare il contagio.